Il festival già dall'anno scorso nasce da una riflessione che ci siamo fatti noi come scuola, cioè i nostri ragazzi speciali e non solo speciali, una volta che hanno terminato gli studi, che fanno? C'è una grossa problematica per inserirli nel mondo del lavoro e noi vogliamo dimostrare con questo festival che hanno le competenze come tutti gli altri, possono benissimo essere inseriti nel lavoro. Quindi crediamo, ecco, con questo di sensibilizzare la popolazione, i ristoratori, gli albergatori, gli addetti al settore, ma non solo, anche i politici, perché vogliamo che vengano create delle basi, delle leggi, delle norme che permettano questo, magari che possano agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro. Io sono estremamente orgogliosa di questa scuola e di quello che questa scuola riesce ad organizzare. Siamo alla seconda edizione di un festival dedicato all'inclusione, dove questa scuola appunto si mette in gioco per dare delle opportunità ai nostri ragazzi che si prestano molto volentieri e che possono mettere in campo le professionalità acquisite durante l'anno. Ci mettiamo in gioco e chi parteciperà, e spero in tanti, a questo evento, lo fa proprio come l'idea di venire in un ristorante, non di venire in un festival particolare, ma deve venire in un ristorante, deve sentirsi in un posto che ci sta bene. Ecco, questo è lo scopo principale, la professionalità del Santa Marta attraverso i suoi ragazzi. Per ogni serata abbiamo individuato degli artisti che hanno dato la loro professionalità gratuitamente, capendo anche il progetto che stava dietro. Abbiamo band di ragazzi, di nostri alunni che sono in alcune scuole di musica pesaresi, abbiamo compagnie teatrali di Pesaro e via dicendo. Oggi per esempio abbiamo degli insegnanti alunne che ci allietano con il loro canto in questa serata. Questo festival è nato l'anno scorso con l'idea di riflettere insieme, di allargare le maglie di una rete sociale molto importante, sociale e lavorativa, per sensibilizzare il mondo del lavoro, cioè chi accoglie le persone al lavoro e chi ha bisogno di andare a lavorare. Il problema grande ce lo abbiamo con le persone che hanno difficoltà intellettive in particolare, per cui il festival dall'anno scorso era nato per stimolare questa riflessione. La risposta dell'anno scorso è stata grandiosa e ci aspettiamo una risposta altrettanto forte e calorosa anche per questo mese di luglio. Per cui ecco l'occasione di andare avanti. Ogni anno metteremo un tassello in più. La società cambia, le esigenze cambiano, cambiano le esigenze dei servizi, degli enti, delle famiglie. Ci sono bisogni diversi da quelli che avevamo negli anni 90, per intenderci. E per cui abbiamo bisogno di, ripeto, allargare questa maglia e continuare a confrontarci.